Juni Shangri Quai La, Juni Shangri Quai La, Juni Shangri, Juni Shangri Quai La. Hello everyone, today is my first mukbang challenge on my channel, of course. Ciao ragazzi, siamo con Elisa, sono con Elisa e la canzoncina era buon compleanno perché oggi è my birthday. E abbiamo deciso di festeggiare facendo questo mukbang cinese, ovviamente. Allora, abbiamo già aspettato un bel po' di tempo per apparecchiare, quindi mangeremo freddo, ma vogliamo fare una bella così location. Esatto, sì. Allora, con che cosa iniziamo? Ma questo è, allora, questo qui ce l'hanno, me l'hanno regalato i signori del ristorante cinese, ed è sake. Sì. Lo vogliamo bere, lo vogliamo sorseggiare? Beh, sì. Allora, prima di tutto apriamo questo, così lo sorseggiamo. Magari è stato di soia, di mangio. Io pensavo fosse quello quando te l'hanno dato. Sì. Oh, ma dai. Sì. Beh, devo dire che bella l'apertura, molto intelligente. Carina. L'assaggiamo? Vai. Magari a stomaco vuoto, no? 50 gradi. Così. Alcol puro. Magari lo beviamo dopo. Lo sorseggiamo dopo. Mettiamo il tappo. Olè. Lo teniamo qua. Sì. Iniziamo. Yeah, allora. Io vorrei provare questi. Io invece provo un raviolone. Ma la salsina di soietta dovrebbe essere questo. Questo qui è un involtino vietnamita. Sì, vietnamita. E quello grosso? E quello giapponese? Mm-hmm. No, i roll giapponesi sono questi piccoli qui. No. No. Questi qui sono col pesce. Ma poco piccante. Questo invece è uno stick giapponese. Mostralo. Che è fritto sicuramente. Dentro forse c'è del pesce, vediamo. Beh, si vede ben poco. Però sì. Buono. C'è del pesce, molto carino. E sai che è leggerissimo? Sì. Beh, la cottura anche di questo è leggera. Però è più carino. Glielo diremo, tanto ormai diventa un nostro amico. Adesso assaggio questi stick anch'io. Buono, vero? Stick giapponese era? Perché il pesce si sente il giusto. E non è neanche, sai, quel fritto classico dei ristoranti cinesi, pesantissimo. Molto. Chissà che pasta è. Perché non è la pasta degli involtini? Non lo so. A me spaventa molto questo. The big one. Yeah. Sì, sì. Questo è Xiaomi. Ah, sì, Xiaomi. Xiaomi. Oddio, quello è il telefono, la Xiaomi. Xiaomi. Idien la. Idien. Ma lo sai perché? Perché lui ha messo dei... Quando cucinava sul wok che saltava, ha messo due paia di cucchiaiate rosse. Secondo me... Però poco. Cioè, la cucina cinese è sempre un po' tutta piccantina, soprattutto quella del sud. Infatti lui è del sud, mi raccontava che è del sud. Di Canton, sì.
buono, molto buono. Con c'è una base di piselli, buonissimo, veramente. E lui l'altra volta raccontava che è stato tantissimi anni in Canada, no? Olanda. Non è pure chiesto. Davvero? Vabbè, quando ha una certa età. Io mi invecchio. Ma tu non bevi mai? Non c'ho troppa fame. Giusto. Perché l'acqua riempie mentre si mangia, quindi senti, facciamo. Emozia! Allora, adesso vorrei provare questo. Il ramen cotto. Ah, questo è il ramen? Sì, con le polpette di pesce. Oh! Buono! Sì. Conviene mangiare. Cioè. Dai, che vuoi? Aspetta. Sono quegli spaghettini del Psyche Bone, praticamente, quelli a ricciolo. Con le polpette, come gli è vagabondo. Sì! Ragazzi, ditemi un po', vi sta piacendo questo mukbang? Oppure non è da me? Però io stiamo cercando anche un attimo di parlare cinese, lei più che altro, per dargli un senso un minimo. Cioè, hai visto? Hai visto il signore, il cuoco, che faceva Ni de zong wei zhe hao, che invece di dire ni de zhong wen, ni de zong wei zhe hao. Metti subito. E che parlava con la z, con questo tipico accento del Puton qua. Sì, ma io capivo pochissimo. Parlava velocissimo. Sai, di quei cinesi che sono felicissimi di avere degli stranieri nel loro ristorante, perché i cinesi poi sono così, sono molto... è strano da dire perché non tutti lo pensano, però i cinesi sono molto aperti verso quello che a loro piace. Sono molto ovviamente, curiosi, ma anche i bambini a volte. Esatto, loro, lui era tutto tutto felice di cucinarci sti piatti. E è stato veramente molto carino, sì. Sì, tra l'altro io ma scusa, non abbiamo detto che indossiamo delle bellissime magliette? Ho la maglia, ci vedere. Di Tabù con la scritta Truly, Madly, Deeply, che i veri appassionati degli anni 90 si ricorderanno la canzone dei Savage Garden, e c'è l'immagine di Titanic. Invece lei ha la maglia con Andrea sì, di Beverly Hills 90210, con scritto Be Myself and I, come una volta venivano chiamate le cartelle, no, del computer. E vi lascio comunque nel box info anche i contatti di questo negozio che fa delle magliette stupende, tutte quante uniche. Vero. E alcune delle quali non anche le potete... è veramente tipo originale. Anche, sì, anche tutte le magliette quelle. E poi la qualità è buona, non è di quelle magliette... Sai, tipo di... Si manca la stampa, nel senso, sì. Se la lavi questa qui 100 volte resta così. E ho fatto fare a questo negozio anche le magliette, quelle con la scritta cinese, con Sailor Moon, che a voi erano, insomma, piaciute molto. Ma sì. Tu lo sai che nei mukbang, io vedo solitamente quelli coreani proprio, quando prendono la pasta, fanno... voglio provare, ragazzi, toglietemi questa soddisfazione. E fu così che... Com'è stato? È bellissimo. Questo finirà su Monogram. Che poi oggi siamo arrivati a 20.000 iscritti proprio oggi. È vero! Ti hanno fatto il regalo di compleanno. Parliamo un po' di lingua cinese. Tipo, qual è stato il tuo percorso da autodidatta della lingua cinese, la
la sillaba, la pronuncia, diciamo così, più difficile da capire, da imparare e riprodurre. Ci, ci, è stato difficile. Ci, ci, ci. Questa ci. Sì, secondo me di mangiare. Allora, per me la cosa più difficile è stata sicuramente la differenza tra ZHI, ZHE, CHI, CHE. Quindi la differenza tra tipo mangiare, guidare, quindi ci e ciò, ci, ci, e ovviamente anche giù. Ed è anche difficile da spiegare agli altri. Anche è difficile la differenza tra tu e ci. Difficilissima, cioè gli studenti che ho avuto avevano tutti difficoltà di questa cosa. Concordo. Bisogna avere anche, secondo me, un buon orecchio. E anche zi. Sì, sono pronunce difficili che non fanno parte della nostra, insomma, della nostra fonetica italiana. Però anche altri hanno avuto difficoltà con G, proprio questo ZH, G. Però per me è stato molto semplice, lo sai perché? Perché nel mio dialetto, nel dialetto salentino, c'è questo suono, tipo beggia, aggiai, adesso altre parole non mi vengono in mente. E quindi anche, di conseguenza, anche per le cinesi, per le coinquiline che abitavano con me a Lecce, era facilissimo imparare il dialetto. Oh, il dialetto, cioè, sì, a un certo punto mi sono da una hey beggia, beggia. Troppo carine, mi mancano un sacco. Quella si chiama quello scegli lingua. Sì. Sì. Io apro questo. Vai, vai. Questo sarebbe il cos'è? Non è il vietnamita. No, quello vietnamita avevo già mangiato, erano quelli un po' piccantini. Cosa vuol dire che sia quello giapponese? Con dentro dovrebbe esserci il riso. Aspetta. Con le mani. Prendete e mangiatene tutti. Questo è quello spaghetti. Quello vietnamita. Oddio. Con gli spaghetti. Eh sì, è questo. Oddio. È un kebab. È un qualcosa di enorme. Cioè, infatti noi stavamo prendendo un sacco di roba e l'omino ci diceva l'omino. È perugino l'omino. L'omino. Diceva veramente gola. Basta. Gola. Sì. Ma quante persone? Tre? Basta. In realtà ce lo diceva la moglie, se fosse per lui ci avrebbe tipo cucinato. Io lo assaggio, ma poi lo cedo. Ma io non lo mangio, eh. Adesso. Mi sono posto. Allora io pure. Basta, non ce la faccio veramente più. Mien fan. O pasla. Ma non credo. Yo si de donsi. Annusa. Che strano. Lama. Bula. Ma è stranissimo, provalo. Com'è? Mi viene. Ce la faccio più. È abbastanza peso. Sul riscaldamento, macchina fotografica. Allora, ragazzi, niente, la macchinetta si è spenta per l'ennesima volta. Perché questa qui è una Sony 5100 e ha proprio questo problema che ogni tanto si spegne. E niente, intanto noi ci siamo letteralmente sazie. Sì, siamo proprio super sazie e pancia piena e c'è il riposo. Sì, esatto, quindi noi comunque vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla al prossimo video, esatto. Ciao, bye bye.